Poi salutiamo direttamente da Italia 1 Max Fogli. Buonasera a tutti. No, in realtà no, è perché è un po' versione le Iene, diciamo, oggi. Portiamo le Iene telestense, esatto. Potrebbe essere un'occasione buona. Però, no, devo dire, complimenti, molto elegante, davvero. Grazie. Per cui anche a chi ti ha chiesto dove è salta fuori questa cravatta, lo dico in diretta, anch'io una cravatta come la tua, e quindi magari nei prossimi giorni al TG la metterò, così, in onore di Max Fogli. Allora, sentiremo poi da poco i tuoi commenti, a parte le battute, insomma. Tu Max, come lo vedi questo arrivo? Vedo che ha una storia importante, che però va a sbattere con quelli che sono i risultati personali degli ultimi anni, anche semplicemente a livello di presenze. È chiaro che se è in forma è un giocatore che in una Serie B come quella attuale può fare la differenza. Il calciatore è forte perché è un gran nome ed è un gran colpo, come diceva anche Matteo, a livello mediatico. Può far infiammare la piazza se eventualmente alla prima giornata dovesse segnare subito al suo esordio. La città impazzirebbe, ed è un italo-americano, ricordiamolo, come Tacopina, e è stato preso... Le sue ultime presenze sono a Salt Lake City, negli Stati Uniti, è stato preso da lì, dall'MLS, dove non ha fatto benissimo, però comunque ricordiamoci che magari in un ambiente più familiare potrebbe forse dare un apporto. Sarà decisivo quali sono le sue condizioni fisiche, ecco, se riuscirà a giocare un numero sufficiente di partite e anche a rimettersi in forma, perché pare che sia fermo da un po' di tempo. Quindi non sarà semplicissimo l'inserimento anche a livello fisico del giocatore, però speriamo bene. Perché ha 34 anni, è vero, ma credo che abbia fatto 20 presenze negli ultimi 3 anni, quindi non è un giocatore spompato. Anche negli altro. Ultimi 5 forse. Poi sicuramente ha voglia di rivalsa, ha voglia di farsi vedere, ha voglia di tornare nel grande calcio. Cioè, volevo partire da te Max, visto che l'altra volta non ci siamo visti. Il risultato della partita di giovedì scorso, intanto te l'aspettavi, e che cosa, che significato può avere oggi e anche nelle partite a seguire questa vittoria? Ma sinceramente non mi aspettavo una vittoria, però allo stesso tempo la Serie B è un campionato particolare dove si possono vincere le partite inaspettate, e dove allo stesso tempo si può anche andare ad incappare in degli errori in partite pronosticabilmente più semplici. È ovvio che dare continuità oggi alla vittoria di giovedì sarebbe una cosa importante, oltre che per la classifica, per il morale, perché qua ci si gioca anche un sorpasso temporaneo oggi con il Perugia. Il campo è storicamente molto ostico. Perugia ha una grande tradizione calcistica e speriamo bene. Spal che gioca in casa comunque. Un attimo, scusa. Parlo della Spal. Vabbè, niente. Mamma mia, un cross, mi sembra di Peda. Un cross che è finito sul palo, poi nella ribattuta non c'è stata l'occasione per prendere lo specchio della porta. Comunque Spal che si fa pericolosa al terzo minuto, e è stata un'occasione importante e fortuita allo stesso tempo, perché una palla messa in mezzo, ripetiamo, che è finita sul palo, però difesa del Perugia sì, crociata, trafitta tirato. Come il burro che si vede passare il pallone davanti. Crociata, tirato. Prendendo, chiedo a Max se ci può riaggiornare un po' come sta continuando la partita. La partita sta procedendo, diciamo, a fasi alterne. Nei primi minuti c'è stata una Spal che si è proposta parecchio e che ha tenuto anche tanto la palla nella metà campo del Perugia, mentre invece adesso c'è stato un capovolgimento di fronte, fortunatamente è stato interrotto dalla posizione di fuorigioco del centravanti perugino, ed è una Spal che riparte, la vedo anche partita abbastanza bene, con un dominio territoriale e un buon palleggio. Secondo me è giusta la scelta di mettere Melchiorri di fianco a Colombo, che si sta confermando un gran bomber, e spero che ci siano le occasioni da gol per riconfermare quello che ha fatto fino adesso il centravanti Spallino. Ecco, allora intanto para un rigore in movimento, attenzione, angolo per il Perugia e gol, c'è del, gol del Perugia. Gol del Perugia. Adesso voglio anche rivederla, perché mi è sembrato anche abbastanza smarcato nell'andare era a colpire. Era completamente libero. C'è un errore della difesa grossolano e di piazzamento anche. Questo davvero... Aspettiamo il replay adesso. Buon Curado ci punisce. Un calcio d'angolo battuto bene, a dire la verità, a giro. Però Curado veramente troppo libero, ragazzi, troppo libero, e di testa la mette sul secondo palo. Aspettiamo il replay per capire. Sì, diciamo completamente solo, assaltato da solo. Sì, ha saltato in faccia praticamente ad Esposito, mi Poca pare. Difesa. Cioè, dai!
completamente smarcato, e mi viene da dire anche vantaggio immeritato del Perugia, esatto, per quello che si era visto, sì, fino adesso, e quindi vedremo come sarà la reazione della SPAL, che sul campo aveva dimostrato una superiorità territoriale fin dal primo minuto, però purtroppo gli episodi hanno un peso veramente importante, i calci da fermo ancora. C'è da dire di Max più. Che un secondo prima Seculin ha fatto un autentico miracolo, che era quello che dicevamo appunto appena ritratto dalla pubblicità, però però stiamo parlando sempre di azioni estemporanee, sì, fuori dal controllo del gioco. Il controllo del gioco era della SPAL, come dicevamo anche in pubblicità, si giocava con la palla nella metà campo del Perugia, c'era qualche ripartenza del Perugia, sì, però non possiamo dire che sia un vantaggio meritato per quello che si era visto no. in campo fino a quel momento. Attendiamo dunque nella reazione della SPAL. Intanto comunque vi aggiorno sugli altri risultati. Abbiamo già detto che il Monza è in vantaggio, ma esce invece bene, palla al piede, anzi ti dirò che anziché spazzarla, queste uscite, guarda, con personalità mi piacciono anche di più, perché possono andare a costruire qualcosa, come dai, questo dai, contropiede, che c'è una spalla in avanti, è un 3 contro 3, ma vediamo, no, poi sbaglia a metterla in mezzo, ma però la spalla sto vedendo con sicurezza uscire anche palla si al piede abbastanza dalle correndo situazioni allora, difficili. Max, per le mie coronarie, quando sei in area e vuoi provare a uscire palla al piede con l'avversario che ti circonda, io la butto in tribuna. Dopo è bello da vedere quando esco a me, così. A me invece piace il calcio moderno quando si esce palla al piede, perché dimostra anche personalità della squadra, che nonostante è in svantaggio di un gol e ha sbagliato delle occasioni abbastanza importanti sullo 0-0, comunque dimostra di essere lì con la testa, dimostra di andarlo a cercare e non di giocare a difendersi. Poi sono d'accordo con te che in certe situazioni la spazzata in tribuna sì, ci sta sempre. È sempre risolutoria. Però speriamo che non finisca in confusione, perché penso che il punto nevralgico della SPAL sia veramente la difesa centrale. Alto due centrali angolo. Che non si capiscono molto, e l'abbiamo visto dal gol dell'1-0, che erano veramente mal piazzati. Tu giochi con... Però poi hai visto, dice andiamo a vincerla, quindi è un firmare ironico, sperando che possa comunque portare a qualcosa di più. Marco, sono d'accordo con te, se fosse... Sì! C'è il gol della Spalle! Fantastico! Non ditemi che è Marcoso che l'avevo chiamato, eh! No, non è un grande cross al centro, mi pare proprio lui, sai. Oddio. Ragazzi, Mancosu! Non distruggerci, no. Un cross al centro, un colpo di testa da centravanti che non è. Allora, questa è la firma del pareggio. Adesso puntiamo a vincere. Adesso puntiamo a vincere, Marco. Lo dico a Marco. Vedi che ha portato fortuna, esatto, a leggere. Esatto. Vabbè, allora, Oscar, vedi che punizione già bellissima di Mora. E questa volta è testa di Mancosu che tac. Questa volta è colpevolissima invece la difesa del Perugia, che lo lascia colpire completamente, sì, da no, solo, si guarda passare il pallone davanti. Ma Mora mette un cioccolatino, questi cioccolatini qua, Mora adesso mette sulla testa di Mancosu. Quella che mangiava il cioccolatino? Si è anche alzato. Devo mangiare il cioccolatino. Si è anche alzato la copina, bacia la figlia. Forse t'ha sentito no, con non i baci. È la figlia. Non è la figlia. È la compagna, vedi che con Federica sappiamo tutti. No, perché li ho visti insieme alla cena. Ah, okay. Che c'è, ma forse stato, perché era 3-4 gradini sotto, sembrava, sì, più piccola di quello che era. Scusate, ma cosa è successo a Colombo? No, Tripardelli. Ah, Tripardelli. Un'entrataccia, infatti è stato ammonito. Più arancione del Perugia, era tendente al rosso. Se era in un altro minuto della partita, ci sarebbe potuto stare anche un cartellino rosso. Quindi qua adesso paghiamo l'assenza di Viviani, comunque, perché è la sua posizione. Conferma anche il movimento un di Mancosu, però sì, è stato bello. Però gli ha messo veramente un cioccolatino, perché comunque aveva sempre giocato. Io da questi calci piazzati sì, però mi aspetto sì, tanto. Sì, anche ma dobbiamo avere delle valide alternative. È la posizione che abbiamo fatto gol. Esatto, perché queste defiance... Il campionato è lunghissimo, ragazzi, Le defiance difensive le ha anche il Perugia, sul gioco aereo, sui cross in mezzo. Dai che è una bella occasione questa. Angolo per noi, dai, angolo per noi. Io dico che Colombo la mette dentro da qui alla fine. Anche secondo me. A me va bene anche un altro. No, va bene chiunque, però... per me stanno respirando da casa l'ottimismo che arriva da qua. Anzi, in campo. Di Colombo che continua. Belle queste partite sotto l'acqua, sì, meno si lavano anche le macchine nel parcheggio. Quello è vero, io non devo lavare tra l'altro, quindi questo mi fa comodo. Calcio d'angolo ha battuto molto male. Malissimo. E Mora conclusione rugbistica sopra la traversa. E Mora è un giocatore del genere. Sai che delle volte più che lento mi sembra che non abbia voglia di correre.
Guarda, io sono quelle tipologie di calciatori che non hanno voglia di fare quel movimento in più. Io mi ricordo. Dai, vi chiedo. Vado. Vi chiedo, curiosa, di cosa stiano parlando Tacopina e Rossi in tribuna. Ketty di Porto Maggiore. Io lo so di cosa stanno parlando. Ma secondo me dove andare a cena? Ma secondo voi parlano in inglese o in italiano? Inglese. Questa già potrebbe essere una bella cosa, una bella. Il ferrarese, perché si devono allenare tutti e due. Però l'altro giorno. Calcio d'angolo ancora Spal, però c'è la Spal che attacca. C'è un dominio del gioco che va stretto l'1-1 da qui. Da quello che si è visto da qui all'inizio della partita, 1-1 va stretto. Cicchizzola ci mette una bella pezza, una Spal che sta veramente dominando adesso, Dobbiamo fare il secondo gol assolutamente. Secondo me Tacopina porta Giuseppe Rossi a mangiare i cappellacci stasera. E parlando di? Federica. Parla di Federica. Sì, rigore per la Spal, rigore per la Spal. Ragazzi, attenzione massima, rigore per la Spal. E secondo me c'è anche, adesso c'è anche un check del VAR. Io lo vorrei rivedere perché, dico la verità, in diretta non mi sembrava così A me invece è sembrato subito rigore. A me non mi sembrava così netto, mi sembrava un contrasto di gioco. Ma probabilmente c'è stata anche una mano in mezzo a tirare. A me è sembrato subito rigore. Com'è che fa il VAR, l'arbitro, così? Vediamo, perché comunque rigore, ragazzi. Gli toglie il tempo e gli frana addosso probabilmente. Vediamo. No, è rigore netto. Quasi. Il che vuol dire a che me, probabilmente... dico la verità, andrò controcorrente. No, ma dai, non sembrava nettissimo perché forse anche Colombo prima lo strattona, ma dai, si strattona. Gli frana addosso da dietro, come fa a non essere rigore? No, ma parlo ho prima. Visto dare rigore in Serie A per molto di più. Sì, beh, sì, quello è vero, quello siamo d'accordo. Su quello, per è carità. È confermato anche il rigore. Attenzione! Nel caso... Rimaniamo in attesa, sono quei momenti in cui è difficile anche riempire questi spazi. No, ma noi riempiamo. Adesso no, per cose. Carità, però sai, non vedendo chi ci segue da casa... Parato. No. Parato. Peccato. Rigore parato, bloccato addirittura. Sì, è un colpo al morale questo, perché ci si aspettava veramente di andare in vantaggio. Rigore calciato male, debole e poco angolato. Un colpo di piatto che sembrava quasi un passaggio. Diciamo la verità, un rigore orribile. Calciato anche molto malissimo. Centrale. Tirate due errori. Appoggiato con il saltello alla Jorginho, famoso. Sì, comunque è veramente un ottimo. E Mancosu purtroppo ha sbagliato un rigore. Finisce il primo tempo. Ragazzi, finisce il primo tempo. Pietro, dai, se sentiamo il tuo. Allora, tu non l'hai ancora mangiato. No, non l'ho ancora mangiato. Io e Fogli li mangiamo dopo. Per cui sentiamo la massima. Aspetta, scusa. Perché l'ho stropicciato. Riesce ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Ah, è bello. Vero. Ma poi qua invece abbiamo Fogli che è invece molto preciso, molto in linea in questo periodo per vari motivi. Solo in caso di vittoria lo mangiamo. Solo in caso di vittoria. Vabbè, insomma, io mi sa che lo mangio a prescindere. Se no, dai, però se vinciamo comunque non fa male. Ascolta Mauro, bisogna che torno al palazzetto adesso, Sai che le porte del Palasport sono sempre aperte per te, ma anche per tutti quelli che vogliono passare qualche ora a vedere il basket, insomma, che è sempre molto, molto appassionante. Quindi... Sembrava un messaggio mafioso qua. No, una richiesta di biglietti. Tieni il biglietto sotto banco. No. Io l'ho colta così, però non voglio indagare, non voglio indagare. E quindi non sarebbe male. Siamo in io zona non mi play-off. Accontento. Io non mi accontenterei del pareggio. No, ma neanch'io, sono sincero. Neanch'io assolutamente, per cui a questo punto Serie di vista... B ogni partita è una storia a sé, i valori della classifica possono essere ribaltati con molta più facilità rispetto anche alla Serie A. I valori in campo sono partita per partita smentibili. Quindi affronterei domenica per domenica e soprattutto questa adesso va vinta. Certo, sì, certo. Perché sì. Oltre all'entusiasmo c'è stato anche la superiorità in campo, quindi io mi aspetto di vincerla questa. Sì, adesso bisogna vincere. Rarissima proprio. Rievoca i fasti di un calcio che non c'è più. Guarda. Di solito lo fanno per le feste, la prossima volta sarà per Santo Stefano, Santo mi pare. Santo Stefano, esatto. Che qui tra l'altro vi dico già, ve lo diciamo in diretta così, tanto ormai siamo in confidenza con voi che ci guardate, stiamo già facendo il totto scommesse di chi sarà disponibile dei vari opinionisti il giorno di Santo Stefano, perché sai che ovviamente sei sempre lì ovviamente, che il giorno di Natale Santo Stefano... Tra parenti, giri vari, eccetera, eccetera. Io ci sono, non ho niente da fare. Tu ci sei? Io anche, forse. Tu anche. Io alla anche. Fine sono tutti. Ho fatto la puntata, sono via. Tavolata qui. Ma probabilmente... alla fine sono tutti. Ma no, ma noi più giovani... Vedete come possiamo. Si fa?
basta dirlo in diretta, non sentire dietro nessuno. Ma Nicola, può essere anche una tattica per smarcarsi dai pranzi di famiglia. È vero, che è vero, hai ragione. Un calendario molto affollato, quindi poi, smarcarsi il 26... No, ma tra l'altro il 26 è il giorno digestivo, quindi bisogna un po', esatto, insomma, smaltire, perché il 25 è una giornata impegnativa. Bisogna fare un buffet tra i tavoli. Mettere un tavolo qua in mezzo. Ma solo cose molto leggere il 26, bisogna proprio smaltire, via, basta, non... cerchiamo di andare per le leggere. È difficile da capire. In caso non dovesse andare bene con i cioccolatini, proviamo con la teglia dei cappellacci. Sì, ecco, magari la prossima studio volta. Che è quella che dicevamo, forse andremo a mangiare stasera a Tacopina con Rossi. Palla in avanti, attenzione, un contropiede importante, vediamo. Dai che porta vuota! E c'è il gol! E vai! No, annullato? Fuori gioco. È una segnalazione di fuori gioco, aspettiamo di rivederla, sicuramente verrà rivista. L'arbitro alza la mano e intima a tutti di fermarsi, c'è un check del VAR. A me non sembrava fuori gioco, Ma ti dirà neanche a Sky, perché avevano già segnato 2-1, quindi a quanto pare... Probabilmente sì, sul tocco sì, c'è un fuori gioco di qualche centimetro, però aspettiamo, perché la prospettiva comunque va calcolata in base alle immagini del VAR. Sì, però sì, sembra che il gioco possa riprendere con una punizione. No, stanno ancora controllando. I momenti concitati, quando sentite questi silenzi, è perché stiamo osservando per cercare di capire quello che sta accadendo. Però la palla non è già a centrocampo, quindi più... No, no, ma credo che non... Credo che stanno ancora valutando... No, no, non ha dato gol. Ma dai, ma che sfiga, oh! No, non è ancora finito il controllo, sai? Allora, diciamo che... Sul lancio non è facile da valutare, però... Probabilmente sì. Diciamo che Crociata la dà a Colombo, che la mette in mezzo, però... Era sul lancio precedente. È questione di centimetri, perché... Diciamo una cosa. Stanno ancora riguardando, quindi... Quando ci mettono tanto vuol dire che non è una decisione facile. Esatto. È una questione di centimetri, proprio perché... L'arbitro è ancora fermo, le squadre sono ancora... Dai, dacci sto gol! Sarebbe il primo gol tra i professionisti di Peda, numero 29. Che eredita la maglia di Lazzari. Che prende il posto di Dickman. Facciamo la filastrocca. Ancora il VAR in corso. È pazzesco comunque. Quindi ci danno 6 minuti di recupero, quindi in dopo. In queste situazioni la decisione va a simpatia, se ci stanno guardando così tanto tempo. No, però vuol dire che comunque è veramente una questione molto delicata. Sì, se non si riesce a 2-3 minuti di controllo a identificare esatto qual è stato. È la tecnologia in questi casi. Che suspense! Oh, diciamo che con non è interminabile questa cosa. Ma chiaramente ci sono i due piedi che sono proprio. Sembrano in quasi linea perfetta. Chiediamo al VAR di velocizzare, perché deve andare in pubblicità. Volevamo dirvi in diretta prima di fermarci. Poi la linea tracciata dal VAR non è mai identica all'effetto ottico. Adesso farà vedere la riga. Dai che se lo dà. Dai che se lo dà. Passa troppo tempo. Storia, quante partite avrebbero avuto un risultato diverso nella storia con. Però con posso dire una cosa. Cambierebbero anche le dinamiche tutto, ogni volta. Tutto. Intanto c'è la Curva Ovest che sta tifando imperterrita in attesa di vedere appunto se questo gol sarà convalidato o meno. Tacopina che continua a parlare con Rossi. Di Cappellacci, ma non credo in questo momento. Ho sospetto che... Mamma mia, ragazzi, cosa incredibile. Sarà un recupero cospicuo. Non ho mai visto un VAR così lungo. Ma hanno perso perché un filmato, è così, magari. Esatto, tutto questo tempo. Intanto fuori continua a piovere tantissimo. Lo sentiamo anche noi da qui, che sì, sta piovendo parecchio. Quindi... Dai, per favore, dallo. Quasi un ghigno anche dell'arbitro che un po' è un non so è un cosa arbitro... fare. Dai, secondo voi lo dassi o no? Io ve lo dico la verità, dico per scaramanzia, ho paura di no, però pronto per essere smentito. Io faccio l'ottimista, dico che lo dà. No, dillo. Quindi? Qua ormai hanno ripreso da allenare, sembra una partita di allenamento in questo momento, si stanno allenando.
Invece è rimessa dal fondo. Vedi? Cioè... No, ma ragazzi, comunque si vedeva che purtroppo andando nel dettaglio non era... Gioco. Però questi gol annullati per un però centimetro dai. Sono... Lo so, Matteo. Però da qualche parte deve iniziare il fuorigioco, millimetro, un centimetro. Ragazzi, noi loro sono fuori gioco, noi fuori tempo, quindi andiamo in pubblicità. Ti vedo silenzioso, Max, come mai, sei preoccupato? Non riesco a capire che fase della partita è, sembra quasi la fase della partita in cui si aspettano i cambi per vedere come cambierà l'assetto tattico, anche perché gli schemi sono molto saltati. Squadre lunghe, non c'è più neanche quella precisione, si gioca molto a centrocampo, scappano anche quei falli tattici, quella tirata di maglia, quindi forse è il momento di fare qualche cambio, infatti è un errore anche... abbastanza grossolano del portiere del Perugia in rilancio e sono curioso di capire chi entrerà, perché è importante adesso dare veramente una svolta alla partita, ma una svolta anche di qualità, perché fare i cambi tanto per farli non credo abbia una grande utilità o un senso da parte di nessuna delle due squadre. Sono curioso di capire quale sarà la strategia di Clotet in questo momento. Diciamo che la panchina non offre molto, tra infortuni, squalifiche... Apposta per quello te lo dico. Capire quali saranno i cambi, credo che magari sarà una di quelle partite dove magari un cambio lo farà subito, per gli altri aspetterà gli ultimissimi minuti. Tanto loro ne cambiano due adesso. Che poi è un classico, noi vediamo sempre le altre squadre che cambiano la manetta subito. lo so. Secondo me è fondamentale fare i cambi. Io credo che però sia una filosofia che dipenda anche da quello che si ha in panchina. Perché se in panchina si hanno delle seconde scelte che sono comunque dello stesso livello dei titolari, viene molto più facile arrivare a fare i cambi anche anzitempo, anche al 45esimo. Quando invece i cambi non sono considerati all'altezza o non c'è la fiducia su di loro che c'è sui titolari, viene anche un po' più automatico di... temporeggiare di più e di non fare un cambio solo che dipende dalla condizione fisica. Tanto c'è il Perugia in avanti con tutta la spalla dietro la linea della palla, sì. Però si stanno un po' ribaltando i ruoli in questo momento. Intanto vediamo Matos, se arriverà alla conclusione. Matos si sta facendo ammattire, è duro che ha la palla in mezzo. Grande intervento del portiere, mettila in mezzo. Ah, che brutto che sono anche un po' di frasi che si dicono per mettere un po' di cemento nel gruppo, per dare fiducia anche a chi entra dopo, però è innegabile che a calcio si gioca in 16 adesso, c'è chi subentra e... Ragazzi, sono preoccupato. Non solo tu. Perché ho visto che hanno dato tanto entrambe le squadre e la partita si è un po' smorzata di ritmo, ma era anche normale, pronosticabile dopo 60 minuti di intensità di tutte e due le squadre che comunque hanno lottato, era impensabile riuscire a tenere lo stesso ritmo fino al 90esimo. Ed sì, è qui però... che ci si aspettano i cambi adesso. Però, mamma mia. Calcio d'angolo per il Perugia con un traversone che se fosse passato sarebbe stato veramente insidioso. Dai, mister, faccio qualche cambio. Il problema è che... mancano almeno 30 minuti, poi il recupero sarà lunghissimo con quel bar. Anche qui un grande intervento del portiere, perché anticipa l'attaccante alla conclusione, ha dimostrato sicurezza sia in questa partita che nella precedente. No, credo veramente, credo che Seculin a questo punto stia veramente diventando lui un punto importante. Allora, alla fine andranno a cappellacci pure Agnelli e Fogli con Tac e Rossi a festeggiare la vittoria della Spal. Ma magari, se ci invitano li facciamo anche pagare. Visto esatto. Non navighiamo nelle stesse acque, quindi... Io guarda, sono umile, se mi chiamano pago la mia quota. Fa la romana, pago anche la mia quota. Vabbè. Ma no, dai. Bisogna vedere, secondo me Tacopino è uno che mangia. Cioè, secondo me ci lasciano da pagare. Consuma, tutto. Ma mangia. Intanto qua c'è... Rigore mi ronza ancora per la testa a proposito di Zanzara. No, io l'ho rimosso, sai. No, io no. Perché non vedo il rigore come un gol fatto. Beh, quindi... però insomma dipende. Cioè... No, ma per capirci, non sono di quella scuola dove ti fischiano il rigore a favore e c'è già la squadra che esulta come se l'avesse segnato. Sono sempre d'accordo. Molto, anch'io sono d'accordo. Timoroso. Sono d'accordo, però il rigore è comunque una posizione di estremo vantaggio che ti dà rispetto agli altri, quindi un po' è un sprecarlo nel momento in cui non... è ovvio che nulla è dato per scontato, ci mancherebbe altro. E quindi brucia a maggior ragione questa opportunità sprecata. Nicola, c'è una buona opportunità per la Spal...
un calcio di punizione dal limite dell'area sulla destra, quindi si tenterà un traversone a cercare il colpo di testa. Abbiamo anche tante torri davanti. Ed è un calcio d'angolo, è stata deviata dalla difesa del Perugia, invece no, no. Si cambia la decisione, si dà rimessa dal fondo. Era angolo tutta la vita questo. Infatti non ho capito del neo entrato, anche De Luca, la deviazione. C'è stata un po' di confusione da parte anche del guardaline. Una timida punizione. Cartellino giallo. E comunque, c'è più o meno la stessa posizione dall'altra parte, lo stesso calcio di punizione qualche metro più indietro, dove probabilmente si tenterà ancora di buttarla in mezzo, di cercare la conclusione aerea. Io voglio il gol di Melchiorri, ragazzi. Nato entra da riva. Jacopo doppio da riva. Cambio per la SPAL. Vedo qualcuno che si prepara di fianco, ma non è ancora inquadrato. Crociata. Ecco, Melchiorri esce, entra Piscopo. Oh. Bisogna ritornare ad alzare un po' il ritmo della partita, perché questi cambi penso che abbiano quella funzionalità lì. Dai, battila bene. 68esimo. Bel tiro a giro tagliato, a cercare la deviazione. Sì, perché dopo Linare può succedere di tutto. Tiro basso, calciato bruttissima, male. Bruttissima punizione di Esposito. Ancora Spalla in possesso. Questa è più bella. Intanto sta diluviando. Sì, si sente veramente una pioggia incredibile, eh? Occasione colossale per il Perugia. E qua Coccolo copre benissimo. Spalla esce addirittura guadagnando anche la rimessa dal fondo, calciando addosso il pallone. Complimenti a Coccolo perché ha davvero coperto benissimo qua. E si è sempre lì, ecco. Nicola, però mi viene da dire, il rigorista è designato dall'allenatore. Evidentemente e se non il migliore, uno dei migliori calciare i rigori della SPAL, ha commesso un errore. Pesante, ma comunque ha commesso un errore. Se il rigorista designato è lui e ha commesso questo errore, non possiamo dare grosse colpe per quanto riguarda il rigorista. È chiaro che dà fastidio, però magari Mancosu altri 10 li segnava 9, capito? Allora, a parte che anche De Gregori ci ha fatto una canzone, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, no? Vero, vero. No, perché poi capita che invece altre volte va dal dischetto il nome che non ti aspetti e sbaglia e dopo si dice perché non ha tirato Mancosu. Però un abbiamo fatto 0-0, che se mi fa gol vinciamo 1-0 e ti dico che può cambiare quasi la stagione. Minuti di recupero. Ti apro e chiudo una parentesi su Giuseppe Rossi. Secondo me c'è più entusiasmo che aspettativa. Nel senso che l'entusiasmo, perché comunque il nome è un nome che scalda la piazza, però secondo me non c'è un'aspettativa e questa cosa potrebbe anche rivelarsi un fattore positivo, dal momento che tutto quello che di buono potrà dare verrà preso apprezzato. Manna. Diciamo che c'è anche molto scetticismo per le sue condizioni fisiche, il suo ultimo periodo, almeno è quello che ho dedotto un po' dai social, però staremo a vedere. Attenzione al Perugia. Ecco. No. Perugia tiro che va a lato di 10 centimetri. Abbiamo rischiato tantissimo. De Luca ci grazia. No, ha fatto un bel tiro. La palla, fil di palo, veramente ci è andata benissimo. Mamma questo mia. Compensa l'errore di Colombo. Sì, brivido, brivido, brivido. Ma sai. Ma un brutto fallo, qua. Però c'è una munizione anche. Cioè, non sto parlando delle condizioni del campo, dico proprio la difficoltà di comunque giocare con una pioggia così. Così importante rispetto diciamo al primo così. Tempo è una partita che va più a fiammate, non è più quel gioco corale. Anche perché si perdono un po' i valori tecnici con queste condizioni climatiche. Sì no, è un'altra partita rispetto al primo tempo. Adesso viene ammonito anche un giocatore della SPAL per un intervento, due cartellini gialli fuori Mancosu, nel giro di 30 secondi. Che pazienza, ragazzi. Intanto siamo al 73esimo e manca ancora una vita. Vabbè, mancano... ci sarà anche io mi aspetto anche un recupero lungo, perché sì, con infatti, il Barça sono persi 4-5 minuti. Secondo me un 6-7 minuti di recupero ce li avremo sicuramente. Mediamente. Speriamo che non venga archiviato il recupero del VAR dimenticandocelo. Comunque perché sta spesso piovendo, si sente una pioggia. Clotet è fradiciola, molto viva. È diventata anche molto meno tecnica e più maschia adesso. Attenzione, altra mia, palla colossale sprecata dal Perugia che a porta vuota la manda fuori. Mamma mia, che brivido. No, adesso ragazzi, a occasioni
Si stanno compensando, eh. Tra l'altro abbiamo anche la nostra amica di Feltre, Alessandra, che dice che anche a Feltre sta piovendo di rotto. Quindi... Ed entra Celia o Celia, come preferite. Io non l'ho detto perché non volevo sbagliare l'accento, perché c'è una diatriba sai, qui. Sai che è diventato un complesso di tanti, insomma, sì. Perché c'è chi lo dice in un modo e chi nell'altro. Dovevo chiedere a Sovrani, quando va appunto a fare le interviste... Possiamo chiamarlo Celia perché non vediamo un accento nella I. Tanto Alvini, il loro mister ex Reggiana, agitatissimo. Coppina e Rossi stanno bene in coppia insieme lì in tribuna. Rossi aveva un po' la faccia del... Sono sicuro di essere venuto a Ferrara, di aver fatto bene. La faccia un po' preoccupata. No, dai. Abbiamo sempre 1-1 tra Spal e Perugia, tutti corsi al posto. Un po' come quando... Mi ha dato l'idea, ragazzi, come quando entrava la maestra che c'erano gli elementari, eh? Tutti a sedersi al posto, perché in realtà durante la pausa tra il primo e il secondo tempo, anzi, durante la pausa pubblicitaria, siamo sempre davanti agli schermi, quindi in piedi, un po' sgranchiamo le gambe. No, su questo posso essere d'accordo con Max Fogli, invece, quando dice che, insomma... Concedere un rigore non vuol dire avere già il rigore in tasca, ecco, per cui però ti rimane sempre... Però c'è modo e modo di calciare. C'è modo e modo, no, è stato un brutto rigore, inutile, è un rigore però, molto... possiamo anche dire che se il portiere si buttava dall'altra parte e la palla entrava, non avremmo detto che l'ha calciato male, ma avremmo detto che l'ha spiazzato. Occhio, occhio al Perugia. Mamma mia, altro brivido! Che esce di... guardate, altro brivido! Tempo, 40 se, centimetri. Se il Perugia le avesse azzeccate tutte, sarebbe smazzato di brutto. In questo cos'è? Cos'è? Tempo. Rigore? Oh, rigore per il Perugia! È rigore per il Perugia. L'arbitro indica il dischetto, però sta ascoltando al VAR. Se come prima starà altri 5 minuti a però, sentire... Però scusate, io non ho ben capito cosa è successo. Perché è rigore per il Perugia? C'è stata probabilmente una trattenuta in area... a quello che ci sembra di avere capito, anche perché era molto in confusione l'azione. Rivediamo il replay. È stata messa la palla al centro e c'è stata forse una trattenuta, sì, o un colpo da dietro. Ecco, adesso lo sto vediamo dall'ennesimo replay una trattenuta per la maglia. A me non mi pare rigore. Però li vedo già... Li vedo calicati. Manda tutti a sedere il mister... Cioè, sarebbe una beffa atroce. Sì, sì, rigore per il Perugia, assurdo. Pazzesco. Ma io, ragazzi, veramente... Questa è una partita beffa. Di Luca sul dischetto. Ma che rigore ha dato? Ma questo è un rigore... Ma dai, dopo veramente. Il cioccolatino te lo mangio, ma mai vediamo più, Seculin. Eh. No, mai più cioccolatini perugine. De Luca contro Seculin. Rincorsa media... Dai, sbaglialo. Pioggia a catinelle. Sì, sta diluviando. Al Paolo Mazza. Sta diluviando ovunque, anche qui dove siamo noi, come probabilmente sentirete. Ed è 2-1 per niente. Il Perugia, spiazzato il portiere è della Spal. È così che si tira un rigore, palla da una parte e portiere dall'altra. Questa è la differenza della partita. De Luca esulta e corre verso la panchina. Ma dai, ma questa è veramente una beffa. Puoi perdere una partita così, dai, cioè veramente. Spal che ha dominato per 60 minuti la partita, sì. E poi vittima anche delle energie spese, non è riuscita a concretizzare nei 60 minuti e poi non è riuscita a mantenere quell'equilibrio che aveva avuto nella prima parte della partita. Sarò monotono, ma il punto focale di questa sconfitta è quel rigore che tu hai sbagliato a fine primo tempo. Perché devi far gol? A me, Matteo, viene anche da dire l'ingenuità del primo gol subito, che ha messo subito sotto la squadra. E che era un gol evitabile, che ha lo stesso peso del calcio di rigore, perché è stato brutto errore anche quello del gol. Quello Max lo accetto di più, è proprio quando ti autoaffliggi tu perché sbagli tu il rigore. Poi adesso io questo rigore sinceramente per il Perugia non mi è sembrato ci sono così. State anche però altre occasioni che andavano concretizzate, eh. Sì, ma anche loro, quindi è una partita che poteva finire in diversi modi e con diversi risultati. Siamo onesti, il punteggio giusto sarebbe stato un pareggio. Per occasione alla luce di quelle che sono state poi le occasioni dopo i primi 60 minuti, forse sì. Però il Perugia ha avuto una cosa che la Spal non ha avuto, malizia. Malizia e anche lettura della partita, capendo che comunque era ancora lunga e che nel momento in cui c'era da soffrire, ha saputo soffrire senza subire il gol, con un po' di fortuna, però c'è stato. Adesso mancano 3 minuti più recupero, che ci auguriamo che il recupero sia ampio. E che si possa cercare qualcosa. Sì, poi come ho detto anche prima,
Perugia che si mette chiaramente tutto dietro ad attendere, a cercare una ripartenza. Allora, avanti. Rigore che a me pareva anche un po' generoso, però è da rivedere con i replay, perché non si è capito molto dai due replay che abbiamo visto. Sì. E c'è una grande conclusione da fuori area che sfiora il palo. No, perché comunque bisogna riconoscere che... Attendiamo anche la segnalazione del recupero, mancano 40 secondi scarsi al 90esimo, poi ci sarà... Salvo che non lo limiti il recupero perché piove troppo. E sì, ma è successo di tutto. Quindi guarda, potrebbe accadere. Abbiamo dei precedenti che non giustificano i recuperi, quindi ci aspettiamo di tutto. Spalla in avanti, ci sarà una rimessa laterale che verrà messa in mezzo direttamente in area di rigore. Crediamoci un po'. Sì, insomma. Adesso loro manteniamo vivo l'ottimismo. Ci sono messi a 5 dietro. No, sai cos'è? Che sarò monotono, e ragazzi. E Perugia che riparte. 5 minuti di recupero. Che sono comunque abbastanza equilibrato da questo punto di vista. Io mi aspettavo di più. Perché appunto, probabilmente 5 minuti sono persi soltanto con quel VAR prolungato. Ma l'arbitro voglia andarsi a fare la doccia. Non si può assistere a giocatori sfiniti, gli altri corrono perché noi no, Franco da Vicenza. Si devono vergognare tutti a lavorare. Vabbè, adesso questo è ovvio che sono reazioni... Viene da dire che gli altri corrono perché hanno corso meno nel primo tempo. Sì, cioè esatto, sono tutte reazioni molto a caldo queste, sì, comprensibili, sono un po' arrabbiati. Però insomma... Hanno corso meno nel primo tempo, hanno fatto anche diversi cambi che... Sì, ma quando perdi ovviamente dopo... Palla in avanti adesso. Sì, ma, non abbiamo la lucidità, attacco... manca quella lucidità, ma è data anche dal fatto che la spalla ha speso tanto, è stata beffata, adesso c'è il Perugia che ha praterie, conclusione da fuori e esce di un metro abbondante. Comunque un'altra cosa, parlavamo prima dei cambi. Loro mettono su De Luca, volevo dirti, De Luca ha un'intraprendenza anche qui di spostarsi la palla e calciare da 30 metri. De Luca è un vecchio volpone della Serie B, noi mettiamo su Piscopo davanti, che praticamente non ha mai giocato. Sì, sì, sì. Sì. Mm. 2 minuti e 30 alla fine, alla scadenza anche del recupero. Ma ci saranno delle polemiche. Tirata di maglia. No, perché dai, cioè, l'abbiamo... Sono arrabbiato perché, tra virgolette, l'abbiamo buttata via. Ma proprio buttata via, A me infastidisce un po' il fatto che c'erano più idee quando si era in svantaggio, nel primo svantaggio, rispetto a quando poi nel secondo tempo è stato segnato il secondo gol. Ma cosa fai? Tira da metà campo? Perché è una Spal che quando arriva comunque al limite dell'area non sa cosa fare. Non sa come tentare la giocata per entrare, come affondare, non è intraprendente. Questo è un passaggio al portiere. Si sono perse le idee. E si reclama un fallo di mano e reclamano un fallo di mano in area su un cross che mi era sembrato di vedere. Poi l'azione è continuata, adesso la Spal sta attaccando, ma c'erano delle proteste per un fallo di mano e continuavano. Ma mi sa che ormai è passato troppo tempo, ne abbiamo rivisto poco. Comunque volevo collegarmi anche al messaggio del telespettatore che parlava di Marino, di Biagi e Clotet. Andrò anche controcorrente, ma la Spal che gioca meglio dei tre è quella di Clotet. Sì, 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 sì. Quindi dobbiamo sempre anche considerare qual è l'organico che ha a disposizione un allenatore, però per quello che è l'organico che ha a disposizione Clotet, mi sembra di vedere una Spal che quantomeno gioca e rimane in partita fino alla fine. Poi ci sono degli episodi che, se non vengono concretizzati, la partita la si pareggia o la si perde, come è successo oggi, però al tifoso, subito dopo la sconfitta che a caldo dà veramente fastidio, la cosa che comunque deve infondergli un po' di entusiasmo è il fatto che la squadra gioca, anche se ha dei limiti, gioca e non ti rassegna definitivamente anche quando c'è la sconfitta, che brucia, dà fastidio perdere così, però la squadra c'è stata in campo. Sì, c'è già novembre, Vabbè. C'è la pausa. Ci sono già i panettoni anche nei supermercati. Io vorrei andare a riaprire i messaggi di giovedì scorso, dopo l'1-0, sì, con gol di Colombo, esatto, per vedere se gli umori erano gli stessi. No, con Andrea concordo di una cosa, l'abbiamo buttata via. Io vi ringrazio tutti, quindi grazie a Max Fogli, grazie a Matteo Agnelli, grazie a Federica Taranto.